abbiamo preparato un piccolo laboratorio molto semplice. Sono quattro server su cui è installato OpenStack. Su ciascuno di essi c'è un'installazione autonoma, quindi consistente, e quindi possiamo, sono praticamente vuoti per dimostrare la semplicità di preparazione di progetti, ambiente, infrastruttura. Quindi praticamente da un ambiente, io parto da un ambiente vuoto e poi sopra ci creo un po' di reti, un po' di stanze, così. Ti cedo, voglio buttare tutto. Io diciamo farò due demo, una in ambiente grafico, diciamo un utente poco smanettone che utilizza l'interfaccia grafica, e l'altra una demo un po' più tecnica in cui attraverso l'interfaccia di comandi diciamo si può automatizzare, si può velocizzare una serie di cose. Allora, io sono entrato ora come admin. Questa è l'interfaccia Horizon che spiegava Michelangelo, quindi l'interfaccia di la Graphical User Interface di OpenStack, che ci dà accesso a tutta la serie di componenti di cui è fatto OpenStack. Quindi l'utente amministratore ha la possibilità di monitorare tutto quello che succede sull'infrastruttura attraverso guardando quindi le istanze attive, guardando i volumi, guardando le immagini che sono precaricate. Io faccio riferimento un po' al nome della funzione Images, però mi riferisco sempre al componente Glance, in questo caso, che ha spiegato Michelangelo prima. Così come con Networks vedo la lista delle reti attive, e però si parla sempre della componente Neutron. Cioè ogni modulo di questo, diciamo, è una componente di OpenStack. Quindi io semplicemente qui abbiamo un ambiente vuoto in cui ci sono definite veramente due cose. Ho caricato quattro immagini di Fedora. Queste due sono delle cloud image che si scaricano da internet e sono degli ambienti di sistemi operativi già pronti che girano sul cloud. Più ciò, Cirrus è quella minimale che ha 12 mega. E un web server che è basata sulla Fedora, però in più ho abilitato un web server con una pagina di test, così. E poi mi sono soltanto predisposto la rete esterna dal punto di vista di OpenStack, che è la rete della nostra, la rete interna della Partec, che è questa qui. Quindi quello che faccio, diciamo, è creare un utente da zero. Creo un utente, lo chiamo sviluppo. Diciamo che abbiamo un collega che ha bisogno di creare un'infrastruttura al volo per un'applicazione, quindi ci chiede di definire un tenant. Il progetto si chiama sempre sviluppo. E qui posso definire questo modello. E qui posso definire le quote, cioè posso definire quali risorse do in prestito a questo tenant. Quindi in termini di virtual CPU, il numero di oggetti che può creare, RAM che può utilizzare. Per esempio gli metto 15 giga di RAM, non di più di 15. 15 giga, e poi gli metto dei floating IP. I floating IP sono gli IP esterni che la piattaforma dà in prestito al progetto o al tenant, per poter accedere, per fare in modo che si possa accedere dall'esterno all'interno, perché dall'interno all'esterno si esce tranquillamente tramite la NAT, no? Invece per poter esporre dei servizi verso l'esterno è necessario, diciamo, chiedere in prestito dei floating IP. Quindi creo un progetto. Ok. L'utente sviluppo lo metto come ruolo membro, potrebbe essere un membro anche amministrativo, però basta in questo caso limitiamo i danni che può fare l'utente. Gli diamo una quota, limitiamo i danni, sì. Quindi basta, l'amministratore non deve fare molto. Voi avete finito, eh? A questo punto, bocca al lupo, queste sono le chiavi del negozio, fai quello che vuoi. Quindi questo tenant non esisteva 2 minuti fa, ora c'è un progetto sviluppo. Qui ho la lista dei progetti che mi sono stati assegnati, e qui mi dice che sono loggato come utente sviluppo. Quindi
questo è completamente vuoto. Quindi io, diciamo, il nostro obiettivo è, diciamo, dimostrarvi come da zero, diciamo, un utente può crearsi un'infrastruttura che normalmente tradizionalmente si aveva bisogno di, non so, di un mese in ambiente fisico per predisporre le macchine, load balancer, load server. In ambiente virtualizzato ci vuole molto meno, però ci vuole comunque un coordinamento tra la virtualizzazione, il load balancer, gli storage e una serie di cose che bisogna accordarsi, perché, diciamo, anche VMware devo comunque predisporre i volumi per poi. Invece in questo caso io mi sono... Siete dotato... passati da un mese a una settimana, ecco. Un gran miglioramento, ma comunque una settimana. E il bello è che questo utente di sviluppo, che non ne sa niente se sotto c'è VMware o c'è KVM o c'è NetApp o F5, no? Cioè l'amministratore è libero di aggiornare la piattaforma OpenStack e togliere Neutron, per esempio, che è il modulo di default, e mettere un F5 che è più performante come load balancer. Il bello è che l'utente tenant non sa nulla di questo e se ne frega, perché ha accesso, diciamo, nella stessa modalità con cui lo fa oggi. Se domani cambia l'infrastruttura sottostante, lui continua a utilizzare in questa maniera, no? Non deve proprio, non sa nulla di questo. Quindi io sono entrato, appena entro vedo l'overview, cioè mi dicono: guarda che ti è stata assegnata 15 giga di RAM, come ho messo prima, no? Ti sono 5 floating IP, quei valori che avevo messo prima, quindi già sono limitato e posso vedere quante risorse ho consumato e quante me ne sono state assegnate. Allora, quello che voglio fare, diciamo, vi mostro un attimo tutte le componenti che ha installato Michelangelo, che sono Nova e quindi la parte compute. La parte compute è fatta, diciamo, di stanze, quindi io posso lanciare delle stanze, posso vedere quali stanze sono attive, posso vedere i volumi, è il modulo Cinder, le immagini, cioè le immagini che mi sono state predisposte dall'amministratore, che posso lanciare e far diventare delle istanze in pratica. Le immagini sono copie statiche, QCO o ISO, e posso far diventare un'istanza dinamica. E una serie di, dentro la CSQL trovo una serie di cose che mi servono per securizzare l'ambiente e le istanze, che ora le vediamo. Abbiamo tutta la parte... Le istanze in terminologia OpenStack sono le virtual machine. Le istanze. Questa è la parte Neutron, cioè il modulo di networking. L'utente sviluppo chiaramente non sa che qua c'è un Neutron, né che c'è un F5 o un Cisco, no? Lui parla di rete, quello che sia. Cioè, poi siamo noi a cambiare, noi amministratori che cambiamo il modulo e lo trasformiamo. Quindi ho una network topology interna, cioè io ho la rete di Pomezia che mi è stata condivisa dall'amministratore come rete esterna, e qui io posso prendere in prestito dei 5 IP soltanto. E quindi la lista delle reti, sempre quella, posso crearmi una serie di router, dei load balancer, dei firewall, un object store, questo è il modulo Swift. Noi, diciamo, sistemi, noi amministratori sappiamo che è il modulo Swift, ma questo è un generico contenitore di oggetti. Abbiamo il modulo di orchestrazione, che sappiamo che è IT, che ci consente di automatizzare delle infrastrutture più complesse. Abbiamo a disposizione una serie di risorse che ci consentono di creare dei volumi, creare istanze DB. Notate che, vedete tutti questi oggetti AWS, tutte le componenti core di OpenStack nascono per essere compatibili con Amazon Web Services. Quindi anche le API, se scrivete un'applicazione che usa certe API, potrebbe richiamare indistintamente i moduli di OpenStack o i moduli di Amazon. Quindi l'applicazione potrebbe scalare, appunto qua il discorso dell'ibrido, può scalare su vari oggetti senza preoccuparsi di quali sono gli oggetti sottostanti. Questo perché? Perché gli sviluppatori, come giustamente diceva Pasquale, non hanno la piena competenza di cosa c'è sotto. Se anche nel Neutron sotto c'è un Cisco Nexus con determinate caratteristiche, a lui questo non deve interessare, è una scelta architetturale fatta da voi per vari motivi. A lui deve interessare che gli serve una rete barra 24 con load balancer per bilanciare i suoi front-end e stop. Quindi è roba che magari anche lo sviluppatore capisce senza dover entrare nel merito della marca, del modello, del prodotto sottostante.
E quindi abbiamo poi la parte di database, quindi la possibilità con il modulo Trove di lanciare delle istanze che sono specializzate a eseguire dei database, che possono essere in particolare prendere i dati da partire vuote, oppure essere fare un restore da un backup o una replicazione della istanza, come diceva Michelangelo prima. Quindi abbiamo dei database che nascono già come specializzati, non hanno accesso SSH, non bisogna amministrarli, si fa tutta l'amministrazione, il tuning attraverso OpenStack, no? Sia che sotto ci sia un MySQL 5.5.6.5 o ci sia un MongoDB, abbiamo, diciamo, la possibilità di amministrarli in maniera centralizzata, in modo omogeneo, e dare allo sviluppo, diciamo, la possibilità di astrarsi anche dalla sintassi di quella versione del database piuttosto che di un altro software. Ok, quindi io, diciamo, sono appena entrato, non ho fatto niente, comincio ora, diciamo, mi creo una rete, ho bisogno sempre di una rete, e creo una rete interna, una subnet. La subnet è il piano di indirizzamento, quindi metto un 192.168.100/0 e un gateway che è il primo indirizzo della rete. Se avete qualche dubbio, interrompetevi, se magari. Però, diciamo, queste sono configurazioni molto di base di una rete. Posso abilitare gli DHCP, non metto una location pool. La location pool è quella che, diciamo, mi serve nella rete esterna, in questo caso è tutta la rete disponibile, l'ho appena creata. E mi metto un indirizzo del un DNS, che può essere interno oppure esterno, se fosse in ambiente cloud ibrido potrei mettere il DNS di Google, sì. E basta, creato. Poi, già che ci sono, mi creo un router. Ora lo setto come gateway, cioè gli dico. Lo setto come gateway, anzi, no, faccio vedere così. Dalla network topology già mi appaiono due reti e un router così, un po' da solo. Allora lo faccio diventare gateway, cioè gli dico il tuo default gateway è il default gateway della rete di Pomezia a cui ti attesti. Quindi già dalla network topology vedo che c'è un'ulteriore zampa, quindi c'è la possibilità di uscire verso internet. Poi anche già di qua posso creare un'altra interfaccia e gli dico attaccati già che ci sei alla rete interna con il primo indirizzo che ti capita. E si è preso l'indirizzo punto 1. Se lo piglia lui in DHCP? Sì, si prende il primo, sì, in DHCP, poi se lo fissa. Commerciale. Ma questo diciamo, sto tema, diciamo, questo è un mondo che esiste solo per la vista di questo sviluppo che abbiamo creato. Sì, sì. Cioè, infatti è un essere microcosmo che vede solo l'utente che sta lavorando su questa sua vista, diciamo. Sì. Infatti io poi nella demo successiva creerò un altro sviluppo 2 e creerò la stessa rete proprio sovrapposta e dimostreremo che, diciamo, si possono anche coesistere anche delle omonimie, una rete duplicata, delle sovrapposizioni, perché Neutron, diciamo, mantiene completamente distinti N-tenant pur dandogli accesso, erogando servizi, eccetera. Per capirci, vedendo un attimo la topologia di rete, vi ricordate che prima nell'architettura fisica avevamo i nodi compute e i nodi network? Dentro il compute node c'è un agent che è quello di layer 2 di Neutron. Questo significa che tutto ciò che succede, che avviene all'interno del tenant, gira internamente al compute node. Crea una bolla. Come se creassi una bolla, esattamente. In ottica application delivery, sì, è una bolla, ok. Praticamente è tutto all'interno. Quando poi deve fare il salto di quel router, quindi passa dal layer 2 al layer 3, a quel punto interroga, mette in mezzo il network node, e fa il salto sulla rete, quella pubblica, tra virgolette, in realtà è quella interna azienda. Quindi a questo punto riuscite a capire anche qual è il ruolo dei singoli oggetti. Ma a tutti gli effetti è un bridge. Tutti gli effetti, tutte le interfacce si chiamerebbero BR trattino qualcosa, perché sono tutti dei bridge, finché poi non diventa ovviamente il layer 3.
Quindi diciamo il mio obiettivo è sempre lanciare qualche stanza. Allora quello che mi serve, torno nella interfaccia di compute e vado a personalizzare una serie di security, regole di sicurezza che mi permettono poi di accedere a questa stanza. Quindi il security group è una lista di regole come un firewall interno all'istanza, quindi alla virtual machine, e quindi ho bisogno poi di che sia un web server, quindi vi dico guarda, abilita l'HTTP in ingresso. E l'SSH in modo tale che poi posso accedervi. E già che ci sei l'ICMP per fare un ping. Okay. E quindi mi sono definito un default security group, e sul default è solo il nome, che potrò poi associare all'istanza che lancerò. Come mi autentico su queste istanze? Sulle cloud image non ci si autentica con password, con utente password, ma sì, sempre con i certificati SSH. Quindi io diciamo ho il mio client SSH con questa chiave pubblica, semplicemente mi copio la chiave pubblica e la importo. E adesso tutti conoscete la chiave pubblica di questo. Ma è pubblica, quindi quella va bene, no. Diciamo. Quando è pubblica questa può essere. Dai anche quella privata, sto quella privata. Fai le cose per bene, no? Dopo facciamo la demo sul conto in banca. Ok. Ok, e quindi non mi serve nient'altro, che posso già lanciare l'istanza. Launch. E qui c'è una serie di domande, no? Quindi il nome dell'istanza, la posso chiamare web server. E qui trovo il campo flavor. Flavor è diciamo in italiano è difficile da tradurlo, ma è praticamente taglio. Lasciando il senso letterale di aroma è il taglio. US, medium, small. Esattamente. Sì, la grandezza. Cioè l'amministratore mi ha predisposto una serie di categorie che vedo qui, dove per mia comodità io posso anche cambiarmene, mi posso dire utilizzo una small che ha queste risorse hardware. Torniamo al discorso delle bestie, come la vuoi, a pelo corto o a pelo lungo, non entro nel merito del colore degli occhi, dico no, dammi a grandi linee più o meno come la vuoi. Sì, e qui posso vedere le risorse che ho già utilizzato, quante ne ho a disposizione. Quante istanze voglio lanciare, ma prima entro una sola. Lancio un'immagine che è una cloud image di quelle che dicevo prima, una molto semplice. Poi sicurezza. Il caso più semplice, macchina nattata sulla rete interna. Adesso vediamo una cosa un pochino più probabile che troverete in produzione, una cosa più sensata. Quindi sono entrato già su questa istanza e trovo attivo il web server e eccola qui. La macchina lì vede soltanto il suo IP privato, non vede quello nattato, ovviamente. Ok, la tolgo via. Ora, già che ci sono, ne lancio altre due. E così, e poi mi creo un load balancer e le bilancio, per esempio, no? Allora, le chiamo così, USB. Small, mi serve, minimo. Ne lancio due, sempre da questa immagine web server. Entro con le mie credenziali, come prima, ma questa è proprio già bella. Aspetta, ritorna sul networking. Prima Pamela mi ha chiesto il discorso del bridge. Quel NIC, quello NIC 1, è un BR qualche cosa, perché è appunto il bridge che va a layer 2 sull'hypervisor. Considera che poi sia per l'agent di layer 2 che per layer 3 ci sono i driver, quelli nativi di Open Virtual Switch su Neutron, ma potresti mettere quelli di Cisco, quelli là di Alcatel, quelli di Brocade e così via. Quindi di fatto puoi utilizzare quelli nativi o sostituirli per fare cosa? Per fare il completo offload sull'apparato. Quindi alla fine non è neanche il network node che sta usando CPU per fare quella roba, ma è tutto l'apparato fisico. Quindi anche l'infrastruttura di rete esistente non viene buttata via, perché di fatto magari in alcuni casi basta mettere il nuovo oggetto che ti espone l'API Cisco Nexus,
magari già ce l'avete, installi semplicemente o metti la licenza giusta e ti espone le API e i driver nativi. Qua con due file di configurazione vai a modificare e fa tutto l'offload sull'apparato. Questo per la gioia di chi gestisce la rete, che continua a gestirla un po' come gli pare, no? Quindi posso aprirmi la console, la rete gestita. Ma sai qual è il fatto? Che alla fine, come vi dicevo, questo è app-centrico. Quindi tu devi ragionare, l'applicazione deve andare o su rete pubblica o su rete privata. Cosa c'è sotto importa il giusto, cosa c'è sotto importa chi, a chi deve gestire la mega architettura del data center. Allora lì sì che devono sapere ogni rotta, ogni singolo NAT, ogni cosa come va, no? Cioè questo crea un livello di astrazione per essere sicuro che poi chi lo dovrà utilizzare se ne fregherà di cosa c'è sotto. E quindi anche in quell'ottica che tu stai usando il private cloud o il public di Amazon, boh, a me interessa che l'applicazione giri e giri bene, perché gli utenti di quella fruiscono, e gli slab vengono calcolati sulla disponibilità e sulla performance di quella. Cosa c'è sotto? Facciamo che ognuno faccia il suo lavoro, no? Chi si preoccupa dell'infrastruttura si preoccupa dell'infrastruttura, chi delle app, insomma. La sto banalizzando, ma il concetto è quello alla fine, no? È proprio cambiare il focus. E quindi mi sono lanciato queste tre istanze che sono qui attive, e posso vedere da qua, da istanze, posso fare una serie di azioni, posso metterle in pausa o ricrearle, fare un resume. E le ho viste anche sempre dalla network topology, mi dà così un riassunto, e anche di qui posso fare delle operazioni, posso aprire la console. Questa è una console con accesso VNC. Se non avessi connettività, diciamo, potrei accedervi in quella maniera, diciamo. Quindi ora mi creo un load balancer. Il load balancer, diciamo, per definizione si definisce un pool di un insieme di macchine che rispondono alle richieste, e c'ha un nome. L'intero pool lo chiamo web server, per esempio. Come provider io posso scegliere in questo caso, cioè l'utente sviluppo, che non è l'amministratore, potrebbe scegliere di utilizzare un HAProxy, che è il modulo default di OpenStack, piuttosto che un F5 o un load balancer hardware, per esempio, no? L'amministratore gli ha impostato di default, quindi lui basta che prende quello di default, che qualcuno che ne capisce più di lui li ha già configurato. Ok, questo load balancer deve essere attestato sulla rete mia privata, quella dello sviluppo, e servire un protocollo HTTP con un metodo di bilanciamento round robin, voglio proprio ciclare, in questo caso semplice, perché voglio vedere che voglio guardare tutte le tre le istanze, no? E quindi me lo creo. Poi ci associo i membri, cioè gli dico a quale pool voglio associare i membri, a quello che ho appena definito. Come le voglio listare queste istanze? Niente, proponimi quelle attive e io le seleziono tutte e tre, per esempio. Metto un peso, potrei mettere dei pesi diversi a seconda se ci sono macchine diverse, metto un peso uguale per tutti, porta 80, ok. E poi potrei mettere, diciamo, una cosa opzionale, diciamo, i load balancer hanno sempre un health check, cioè la possibilità di verificare che il servizio sta funzionando, cioè vanno a interrogare una per una tutte le istanze secondo il servizio preciso. Quindi in questo caso è un HTTP, fanno una get, vi posso dire io di cercare una pagina, può essere statica o dinamica, e di aspettarsi un certo risultato con un codice preciso, che normalmente 200 se risponde bene, no? E poi glielo posso dire, guarda, farlo ogni 2 secondi in questo caso, giusto per questa demo, 2 secondi, va bene, col timeout di 1 e un retry di 1, cioè tenta solo una volta, poi abbandona la segnala l'istanza come non funzionante, no? Ok, guarda, torno su pool e associo il VIP, che normalmente, cioè il servizio del load balancer ha sempre un VIP, che è un virtual IP, cioè a cui deve rispondere, cioè espone verso i clienti un indirizzo che serve le richieste client, e lo metto su un IP libero della rete di front-end, il 100. Stiamo ancora usando la rete interna, non abbiamo ancora esposto all'esterno. Posso mettere un limite di connessione massimo,
possibile configurarlo anche per associazioni certificati? Cioè, per fare il load balancer, gestisce i certificati di 4 SSL o sì, può servire la parte SSL da verso l'esterno e servire in HTTP non cifrato all'interno, per esempio, no? Quindi installare un certificato come se fosse un reverse proxy. E poi dovrei associare il monitor che mi sono creato prima al pool. In questo caso non me lo fa associare, però io, perché l'interfaccia c'ha un piccolo problema, allora lo facciamo a linea di comando. Questa versione specifica ha un piccolo bug che abbiamo rilevato e quindi questa qui è la Kilo, praticamente è RDO, che è la distribuzione di OpenStack pacchettizzata dalla comunità di Red Hat, quindi comunque la versione open anche questa. È aggiornata all'ultima release, però è anche fin troppo aggiornata, nel senso non c'è certificazione del codice e quindi magari può incappare in qualche piccolo bug di questo tipo. Quindi anche per quello vi dicevo, dovete scegliere la distribuzione in base all'esigenza. Se dovete fare delle prove, quindi un laboratorio, potreste anche sopportare questi bug. Se dovete andare in produzione, magari una versione certificata aggiornata alla release precedente, ma con un ciclo di supporto anche di 3 anni magari, è un po' più adatta, no? Così dovete dormire sonni tranquilli un po' anche voi. Vabbè, sto anticipando le cose e poi ve le spiego meglio. Questa è la modalità di autenticazione di linea di comando. Ok, io ora sono sempre l'utente sviluppo 1 che sta loggato in SSH direttamente sul nodo OpenStack e quindi posso lanciare i comandini che mi servono poi per configurare tutto. In questo caso volevo guardare il load balancer, quindi mi sono appena creato un health monitor e lo associo questo health monitor al pool di prima. Vabbè, è una cosa che potevo fare all'interfaccia grafica, però in questo momento non è collaborativa, quindi. Ok, vinciamo noi comunque. Ok, ritorno qui, questo ora non era associato, ora ci riclicco e è associato. Quindi ora il load balancer è attivo, le 3 istanze sono già attive e ho un VIP che è il punto 100 sulla rete privata. Quello che non ho per accedere fuori è quell'IP che mi chiedi, quello esterno, no? 100, esatto. E quindi vado come prima nei floating IP che stanno dentro compute, floating IP, dico mi prestate un altro IP, sì. Eccolo qui, il 58, e lo associo a chi? Al VIP che mi sono creato prima. Quindi ora sul 10.09.58 risponderà ora il web service, se dovesse funzionare. Vediamo. Eccolo qua. Allora, io ricarico la pagina più volte. Ecco, cambia il nome. Cambia il nome dell'istanza. E quindi mi stanno rispondendo, c'ho già un load balance con 3 istanze attive che sta bilanciando il round robin. E anche l'orario mi fa vedere che sono tante volte. Questo è tutto fatto a mano, quindi il caso più stupido, perché poi in produzione magari uno cercherà di automatizzare queste cose. E siamo quindi, si era passati da un mese del fisico, una settimana della virtualizzazione, a 10 minuti fatto a manella. Se l'avessimo automatizzato sta roba, tutti sti click che ha fatto, se li sarebbe risparmiati, un click tirava giù tutto il template della cosa. Così il team di sviluppo si ritrovava i suoi front-end bilanciati con i back-end, magari usando Trovo col suo database, con i dati precaricati, così se deve fare prove distruttive non c'è problema, sfasciate tutto, ricarichiamo un'altra istanza. Quindi questo è utilissimo per il team di sviluppo, ma è utilissimo per i performance test, per il quality assurance, per tutta una serie di cose. Cioè ci sono tutta una serie di casistiche in cui è perfetto. È inutile dire che in produzione poi diventa ancora più gustoso quello che si può fare. Ora provo a mettere una pausa per verificare che effettivamente sta funzionando. Metto in pausa una macchina o spengo web server, quello che sia, no? La metto in pausa e vado qui, ricarico e ne escluso dal ciclo di round robin la macchina 2 che ho appena messo in pausa, no? Vado a vedere ma che è successo sul load balancer.
Cioè, il monitor ha rilevato che un'istanza è inattiva e quindi me l'ha messa inattiva e me l'ha ciclata automaticamente. Questa è proprio prova di scemo, eh. C'è l'eterna lotta tra il bene e il male, i sviluppatori contro i sistemisti, contro quelli della rete, contro quelli dello storage che si fanno le file. Cioè, questo se lo fa da solo, non deve avere conoscenze di come funziona l'F5, di come funziona chissà che altro, cioè è roba veramente for dummies, appunto. Quindi, sempre che lo faccia a mano, se poi fosse automatizzato proprio. Quindi ora rilascio qualche risorsa, così poi diciamo faccio un altro giro di demo in maniera un po' più automatizzata, quindi spengo tutte le istanze e rilascio anche il floating IP. Compute Access Security Floating IP, lo disassocio e li rilascio tutti. Ok, quindi diciamo ora c'è questo, il tenant, il progetto sviluppo è fermo, diciamo, non sta utilizzando grandi risorse. Quindi ora diciamo arriva un altro utente di sviluppo, diciamo facciamo un altro scenario, un altro utente che diciamo un po' più smanettone, quindi vuole automatizzare perché non è la prima volta che lancia un'infrastruttura, ma diciamo ne lancia continuamente, quindi diciamo utilizza altri strumenti un po' più automatizzati. Come dicevo, l'accesso può essere fatto da Horizon, come ha fatto lui, può essere fatto attraverso le API, quindi è l'applicazione stessa che capisce quando deve scalare, non è nemmeno un'infrastruttura a dirglielo, è lei da sola che si espande a fisarmonica, e l'altro caso è quello da linea di comando, quindi se uno volesse scriptare con metodologie classiche può usare questo qua. Tra l'altro con la linea di comando è abbastanza potente perché c'è l'autocompletamento, ha una serie di cose che per gli utilizzatori, per i linuxari o in realtà anche per i windowsari recenti, visto che ormai anche quello si può usare la riga di comando. Quindi ora con il prompt mi dice io sono amministratore, Keystone Admin, e quindi diciamo i comandi soliti, più o meno questa è la filosofia, utilizzo delle variabili d'ambiente tramite le quali definisco qual è l'endpoint per Keystone, cioè dove mi devo autenticare. Fornisco delle credenziali a Keystone, cioè utente e password, e Keystone mi rilascia un token tramite il quale io presento questo token ai vari servizi e i vari servizi chiedono a Keystone: è davvero questo token valido? Sì, ok. Poi inoltre a Keystone io posso chiedere anche quali sono i servizi attivi, e quindi Keystone mi dà una sorta di indirizzario, diciamo, di tutti i servizi che sono attivi su OpenStack. Quindi in pratica con una sola URL io posso utilizzare tutti i servizi OpenStack e sapere, chiedere a Keystone chi sono i servizi attivi, farmi autorizzare e quindi fare tutte le attività sia da amministratore sia da tenant, da utente. E quindi diciamo la prima cosa che farò, diciamo, facciamo le stesse cose, creiamo un progetto che lo chiamo sviluppo 2, eccolo là. Ma le Keystone sono sempre in chiaro, cioè tutte le definizioni dell'environment, cioè, rimangono in chiaro così? Allora, in questa modalità il back-end è password, utente password semplice su Keystone, però ci può essere, si può utilizzare diversi metodi di autenticazione, tra cui LDAP o Strong Authentication, quello che si vuole, sì. Creo il progetto, creo l'utente, gli assegno sì, una password e gli do un ruolo all'utente, cioè gli do il ruolo di membro sul progetto sviluppo, cioè l'utente sviluppo ha il ruolo di membro sul progetto sviluppo. E questo utente è nuovo, quindi non esisteva, quindi creo anche in questo caso il Keystone RC che mi permette di presentarmi, autenticarmi attraverso delle nuove credenziali di sviluppo 2, che sono fatte così
e sono tipo, l'utente, la password che gli ho dato e semplicemente la, di nuovo la endpoint di Kingston. Quindi ora diciamo esiste un utente, esiste un progetto. Quello che faccio, diciamo, definisco, faccio le stesse cose di prima, cioè definisco il security group. All'interno del security group default mi definisco le regole SSH e HTTP che ho fatto prima, interfaccia di comando, e la possibilità anche dell'ICMP, sorgente tutte le reti, e quindi diciamo in pochissimi comandi mi sono ho dato la possibilità di accedere alle macchine. Cioè ho già un file passkey che è la mia chiave pubblica, la definisco col nome passkey e gli dico nell'interfaccia grafica che esiste una passkey. Ah, naturalmente tutte queste cose noi possiamo anche verificarle dall'interfaccia grafica, cioè se noi entriamo ora con questo nuovo utente che non esisteva prima, abbiamo la possibilità di verificare. Manager rule, ho inserito queste tre regole che non c'erano, va bene. E ora creeremo delle reti, per esempio. Ora qui la rete è vuota, non c'è sempre la rete di potenza di prima, no? E quindi mi faccio tutto, diciamo, a linea di comando. Creo una rete che la chiamo front-end privato, con lo stesso indirizzamento di prima. Quindi anche per verificare l'overlapping delle reti, no? Cioè, c'è un altro utente che sta creando una rete uguale e che normalmente in qualsiasi architettura dà una serie di problematiche. E quindi ho creato questa rete private front-end con questo comando semplice. Una subnet con questo indirizzamento come prima, col DHCP abilitato, il gateway, il DNS. E diciamo OpenStack mi risponde con ok, te l'ho creata, ecco questi sono i dettagli. Mi dà sempre un ID. Ogni oggetto che creo associa un ID univoco, perché in caso di omonimie ecco, con l'ID che ci si riferisce. Quindi già che ci sono, guardiamo se è cambiato qualcosa qui. Ecco, è già apparso questo. È apparsa già questa rete. E quindi ora mi creo il router e lo associo alle due reti, quindi quella interna e quella esterna. Neutron router create, sviluppo 2 router lo chiamo, e lo setto come gateway sulla rete di Pomezia e aggiungo l'interfaccia sulla rete di front-end. Ecco qui. Questo si aggiorna automaticamente, quindi ho messo anche l'indirizzo IP. Ora lancio l'istanza. Il comando è nuova boot, quindi lancio tre istanze, in questo caso tutte in una volta, dalla immagine web server, con il taglio small, con la chiave passkey, sulla rete privata, che prendo attraverso questa variabile, e li chiamo web server e che sono qui. Li vedo anche qua, sono tutte attive e hanno tutto indirizzo privato come prima. Per capirci, se voi aveste usato ASX come hypervisor agganciato a questo, le stesse istanze le aveste viste e dal vSphere e direttamente da OpenStack. Quindi in qualche modo che decidiate di usare il metodo nuovo o il metodo vecchio va bene uguale, non c'è problema. Però se io lo faccio da sotto, dall'hypervisor, diciamo dal virtual center, poi lo rivedo su OpenStack. Allora mi pare che se tu gli dici che deve utilizzare quella zona compute, sì. Perché praticamente da dentro le interfacce classiche dovresti dirgli che devi utilizzare quella availability zone, in questo caso si chiamava Nova,
ok, lo vedi la seconda cosa, la vedi zoomata sulla region 1 che era questa qui, e lui le crea lì, e poi ovviamente mantenendo gli ID rimangono simmetriche le cose. E quindi faccio i passi di prima, cioè mi chiedo un floating IP, mi viene assegnato il 60 e verifico che sia quali istanze sono attive al momento, sono queste tre istanze, e aggiungo questo floating IP al primo server, alla prima istanza. Cioè nuova add floating IP, nome di istanza e IP che mi è stato assegnato, 60. Ok. E quindi mi vedo che la prima istanza c'ha due IP. E quindi posso provare a accedervi come prima. No, questa no. Ok, la pingo. E ora c'entro in SSH. Quindi ora quello che voglio fare è creare di nuovo il load balancer da linea di comando, lo faccio io al volo. Vabbè, vediamo, aspettiamo che entra qui in SSH. Quindi ho fatto il SSH sull'indirizzo 10.0.9.60, però mi risponde una macchina che sta ancora facendo il boot, però c'ha un IP privato 192.168.100.3. A che livello di customizzazione posso arrivare all'interno del sistema? Su cosa? Tu, cioè, in che senso? Aspetta, si può fare senso. Vedi, ok, in questo caso tu gli hai dato due interfacce, due reti diverse. Sì. Opzione, no, voglio dare due IP sulla stessa interfaccia rete, quindi creando degli alias. Sì, sì, ora infatti ne lancio qualche demo e metterò una macchina su 5 reti diverse e creo, non so, 10 reti, mi metto 3 router, 2 firewall. Si può testare una stessa macchina su più interfacce di rete? No, su quello sono d'accordo, però sulla stessa interfaccia di rete creando degli alias. Sì, 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 questo si può fare al volo, sì. Questo all'interno della macchina? All'interno. A livello di OpenStack posso farlo? Cioè, arriva a questa customizzazione granulare? Gli fai uno script post lancio. Sì, dentro... Gli lanci tu tutte le macchine che devono avere quella caratteristica, quando sì. Partono nel loro bravo template, gli metti che lo script post al lancio dell'istanza deve fare questa determinata cosa qua. Ricorda sempre che sono mucche o maiali, perché quel bestiame vario là, quindi sono tutte uguali. Se poi dopo vuoi farci delle robe, gli dici dopo che è partita fai queste cose qua. Sì, ricorda che l'obiettivo è l'automazione, è sempre l'automazione, quindi ridurre al minimo le cose che devi fare a manella. Quindi tra configurazione dell'istanza, immagine preconfigurata e script, puoi arrivare a fare più o meno tutto. E quindi questo è per esempio un esempio di Cloud Init, no? Cioè io posso dire all'istanza parti e appena parti mi installi una serie di pacchetti. Quindi ciò, questa sintassi mi permette di avere tante sezioni. Questa sezione package mi permette di definire una lista di pacchetti. Poi posso lanciare dei comandi, cioè posso disabilitare se Linux, aggiungere qualcosa all'etichost e aggiungere un IP virtuale. Cioè posso fare quello che mi pare e poi dire alla fine il sistema è pronto dopo n secondi dal boot, no? Quindi si può fare davvero tutto. Diciamo un costo di personalizzazione veramente basso, ecco. In tre modalità. Io già lo faccio questo, cioè sì. Customizzazione così spinta lato scripting. Sì. Quindi volevo capire se OpenStack già mi levava questo peso, capito? Neutron di base non mi pare, però considera che una volta che gli verrà agganciare magari il driver di qualche oggetto un pochino più corposo, poi puoi fare anche cose diverse. Ok. Ci
sono delle matrici anche di compatibilità con i vari moduli esterni e con gli hypervisor, che ti dice cosa puoi fare nativamente per ogni hypervisor. Quindi adesso, alcune cose le puoi fare su KVM, su altre su SX ancora non ci sono. Quindi non si interfaccia nemmeno con le API di VMware in questo caso? Lui si interfaccia con le API del vCenter soltanto per fare il boot delle istanze e per gestire le immagini. Quindi poi per esempio tutta la parte di DRS, live migration e così via la demanda al vCenter. Okay. Cioè OpenStack di natura se ne frega di come le macchine devono migrare, perché per lui appunto sono tutte uguali. Però se tu sotto usi il vCenter, a quel punto, se tu hai il DRS abilitato tra due data center, quello lì continua a esistere a prescindere da OpenStack. Sì, però così ho due cose da gestire invece che una unica. Capito? Guarda, ti dico il mio punto di vista. Il fatto di agganciare il VMware a OpenStack è una comodità per gestire la transizione o per le applicazioni legacy che proprio magari non dipendono da te, hai una roba vecchia che non riesci a migrare, non c'è verso, ma attendere devi superare questo vincolo qua, cioè dovresti pensare che da qui a 4 anni, adesso hai il 90% VMware, poi farai il 10% OpenStack, dovrai invertire queste quote, quindi quello per cui proprio non ne puoi fare a meno usi VMware, ma il resto è tutto OpenStack. Anche come vi dicevo, per un problema economico, cioè tu su VMware paghi le tue brave virtual CPU, VRAM e quant'altro, lì hai KVM e basta, cioè o non lo paghi oppure paghi la versione, la distribuzione commerciale supportata da Red Hat, da Rackspace, da qualcun altro, per questioni che vanno oltre l'aspetto puramente tecnologico, ecco. Però di fatto ti inizi anche a emancipare rispetto al vendor. E poi vi spiegherò un'altra cosina, questo ve la tengo per dopo, sul discorso appunto dell'anti-lock-in di OpenStack. Poi questo ne affrontiamo dopo. Però diciamo devi iniziare, io lo capisco come stai ragionando tu e ci passerei anche io. Devi pensare però che la devi superare sta cosa. Attendere ridurrai drasticamente le quote dei hypervisor di terze parti in favore di OpenStack. Ragiona in quest'ottica. Sono dolori, I maniscalchi hanno sofferto tantissimo quando si è passati alle automobili. Poi magari molti sono diventati meccanici. Adesso passo alla Microsoft, a Linux e a SX, quindi proprio me li sono fatti tutti. Sei pronta per il nuovo? Un router, una rete privata e due, tre macchine che sono tutte e tre attive. E load balancer non ce ne sono al momento, quindi creiamoci questi load balancer così. Il comando è neutron load pool create, cioè facciamo quello il giro che abbiamo fatto prima, cioè mi ricavo il nome della subnet su cui voglio attestare il load balancer e lancio il comando neutron load balancer pool create con il metodo di round robin con questo nome, il protocollo HTTP eccetera. Ok, creato, e mi guardo i nomi delle istanze, come sono fatte le istanze attive, perché poi devo aggiungere queste istanze al pool che ho appena creato, cioè quindi hanno indirizzo 3, 4 e 5. E quindi mi lancio neutron load balancer member create con l'indirizzo 3 e lo associo al pool WS sia per il 4 sia per il 3, il 4 e il 5. E poi mi creo l'health monitor, quello che mi permetteva di controllare il servizio. Come prima, delay 2 secondi, HTTP, max retry 1, timeout 1. E ora associo, come abbiamo fatto già prima della verità, per l'ID di questo health monitor al pool, ok, e mi creo il VIP neutron load balancer VIP create. Si vede? Sempre il 100 con questo nome su questa rete, ecco, creato.
Poi chiedo un altro IP, un altro floating IP, sperando non sono finiti, c'è sta 57. E faccio l'associazione che abbiamo fatto prima tra VIP e floating IP. Attraverso il comando port list mi ricavo l'ID del VIP e faccio l'associazione attraverso neutral floating IP associate il 100 che sta qua. Sì. Con la porta di VIP. È così. Aspetta che non sono incolonnato. Diventa macchina così. No, così, perché era troppo confuso, non riuscivo a associare. Sei tipo Rain Man per leggerlo in un'altra maniera. Ma tutto questo si può fare comunque dall'interfaccia? Dall'interfaccia, sì, sì. Sì, questa è solo la modalità alternativa. Questo è per quello. Perché tu pensi che alla fine dell'interfaccia magari se lo farà l'utente dello sviluppo, ma gli amministratori una volta che iniziano a crearsi le robe, questa roba qua la masticheranno proprio. L'altra volta ha preso, si è fatto lui un file con tutta la lista degli script, quindi senza creare i template di IT, che poi quello è ancora più facile, ma li ha presi così, tutto il file l'ha preso e l'ha incollato. Quindi 32 secondi aveva una sfilza di reti, aveva le macchine, tutto fatto. C'erano infatti là i colleghi dei sistemi interni, quando abbiamo fatto anche la formazione interna, che qualcuno lo apprezzava, qualcun altro rosicava perché pensava al tempo che ci voleva. L'altra volta quando gli ho fatto replicare il sito nostro in staging per fare una cosa, ci hanno perso mezza giornata e mi hanno maledetto in 12 lingue. Noi gli abbiamo fatto vedere che l'intera infrastruttura è stata rilasciata in 2 secondi e quindi diciamo no, il passo successivo è quello, è finito. Infatti adesso se gli chiedi qualcosa dicono no, però adesso devo installare OpenStack. No. Adesso qualunque cosa no, perché prima dobbiamo. E quindi mi sono ricavato il load balancer con attivo, con i membri, tutte e tre le macchine rispondono, con l'health check, con un VIP associato e con il floating IP pure, che mi serviva. E il floating IP in questo caso dovrebbe essere il 57. Vediamo, sì. E risponde, sì. 1, 2, 3, 1, 2, 3. In ciclo. Ora io posso mettere in pausa, nuova pausa. La prima e torno qua e risponde la 2 alla 3, quindi anche diciamo molto, molto semplice e, diciamo chiacchierando ci mettiamo 20 minuti, ma se uno diciamo deve farlo 3 minuti ci non bastano a fare tutto insomma, no? Eh sì, e poi magari posso creare altre reti così. Tipo la sfilza. Allora, sempre col comando neutron net create o neutron subnet create, creo una privata di backend, una VPN, una manager, una backup, una operation. Boom, così. Ma quelli che sono i port group. Come? Quelli che sono i port group. E questo comincia a aggiornare le reti, no? E quindi c'è tutte queste reti. Poi mi creo qualche router. Crepi l'avarizia. Ma sì, dai. Aggiungo un'interfaccia al router di prima. E poi mi creo un router 2 e un router 3. Quindi Neutron Router Gateway. Aggiungo a questi tre router che mi sono creato qualche interfaccia sulle varie reti e quindi ho il router 2 che è collegato alla rete di Pomezia e anche a quella al front end e anche a questa qui e, insomma vari collegamenti e poi posso lanciarmi chiaramente in situazioni no, limite, non so, un'istanza che è attestata su più reti, no?
prendo un'immagine Cirrus, semplice, e l'associo a più reti, no? No, da un po' mezz'occhio. Fanno tutto riferimento a rete interna di ditta, quella sempre. Quella lì. Fanno tutto riferimento? Cioè gli utenti, cioè fisicamente gli utenti che poi saranno dislocati, non solo voi, insomma. Per raggiungere quelli dello sviluppo 1, quelli dello sviluppo 2. Allora, gli utenti dello sviluppo, gli sviluppatori possono accedere o con una VPN, perché uno degli oggetti di Neutron è un VPN concentrator, e quindi io mi installo un client e da casa accedo proprio in un tunnel alla rete privata che mi sono creato. Dentro quindi alla 192.168.100 io dall'ufficio da casa accedo proprio alla rete privata che mi sono inventato, oppure ci accedo attraverso un floating IP, cioè associo un floating IP pubblico all'istanza o al balancer o al database, quello che sia, mappo quindi sul servizio e host privato, mappo l'indirizzo IP pubblico, e quindi ci sono tanti modi di accedere dalla parte dello sviluppo, la parte utente, cioè chi accede al servizio, che normalmente accede al web, e lì ci metto un load balancer con un IP pubblico che bilancio in questo modo che ho fatto vedere, no? Cioè, poi ci sono tutte le possibilità, si possono fare in maniera più semplice, che si può decidere il livello di isolamento. Noi nel caso specifico, per fare l'esempio, abbiamo poi esposto attraverso il floating IP il VIP sulla, ma in realtà poteva anche essere del tutto chiuso, quindi nessuno ci accede a meno di accedere con la VPN as a service di Neutron. Quindi di fatto chiunque ci deve accedere, tutti gli sviluppatori, anche gli utenti che fanno i test ad esempio, ci accendono comunque il VPN, così non vado nemmeno a rischiare un salto di rete dal tenant all'esterno. Dipende molto dall'utilizzo, diciamo, se è un ambiente di sviluppo probabilmente non ha senso esporre il VIP nella rete interna aziendale. Se invece è un ambiente di produzione, faccio le cose come le ho sempre fatte, cioè la logica è sempre la stessa, devo esporre in DMZ o meno quell'IP, cioè il concetto è quello. E quindi, diciamo, questo esempio, diciamo, mi sono creato tre router con le quattro freccine che sono chiaramente collegate a più reti, però anche le stanze possono essere più collegate a più reti perché per comodità di accesso, di backup, di isolamento, eccetera, posso crearmi tutta l'infrastruttura più complessa in qualche click. Alla fine qua dentro si può creare, oltre al load balancer as a service, c'è il firewall as a service, c'è la VPN col modulo designate, che non vi ho raccontato prima perché è uno dei moduli più nuovi e che per adesso non è ancora l'oggetto più stabile del mondo. Lì c'è tutta la componente DNS as a service, quindi cioè quello che è il tenant ad oggi magari lo vedete come un raggruppamento di VLAN e di macchine, ma un domani sarà attendere, basta poco ormai, l'equivalente completo di un'infrastruttura di data center normale. Quindi quando parlavamo di quei rack sparsi nei data center remoti, quei singoli rack, potrebbero essere dei tenant all'interno della vostra region, che è il data center magari primario. Quindi cambia radicalmente la cosa, eh. E a quel punto prima avevate il terrore che per migrare quel rack c'erano da riconfigurare gli IP, da fare un macello di cose, perché avevate sovrapposizioni, dovevate... Tutta questa roba viene astratta a sto punto. Quindi è una cosa che va ragionata. Come vi dicevo, alcuni moduli sono molto nuovi, perciò potrebbero non essere del tutto maturi. Ma siccome le applicazioni non è che cascano dal cielo, non sono già pronte, nel tempo che ognuno di noi ci mette ad avviare il pilota, a migrare le applicazioni e quant'altro, quelle ogni 6 mesi rilasciano una nuova release, a voglia, cioè... Si va veloci, eh. Noi abbiamo aspettato, 1 anno e mezzo fa circa, abbiamo definito OpenStack una tecnologia strategica per la nostra azienda, in quanto sistemi integrator ovviamente, nel frattempo sono cambiate diverse cose, e anche PayPal ci ha messo 3 anni a migrare, perché loro sono partiti in tempi ancora più vecchi, quindi quando hanno iniziato loro c'era computer, Neutron e la parte storage, e basta.
e non erano neanche a regime. Adesso quelle sono a regime. Magari le robe più nuove, tipo Trovo per la parte database, sono un po' claudicanti, ma nei sei mesi, nell'anno che ci vorrà a acquisire la piena operatività a casa vostra, quella roba sarà matura. I tempi di adozione poi aziende medio grado sono sicuramente più ampi dei sei mesi del ciclo. Assolutamente sì. Insomma, penso che nessuno è pazzo da mettere in campo OpenStack su tutta la No, anche perché se partite in tromba, facciamo, disfiamo, il risultato è che sono più magari gli svantaggi dei benefici. La cosa va fatta con raziocinio e per poter veramente anche prendere le misure. Cioè anche con VMware all'inizio, non è che siete partiti, ok, da domani si switchiamo tutto quanto verso. Cioè, c'è voluto del tempo, dai, per andare a regime. Voi avete mai giocato qualcuna delle versioni? Io ho scaricato Juno, ci ho un po' giocato. E Juno era già molto buona come. Sì, esatto. E non è male, però per la mia impressione, ti dico, rispetto al Google Cloud Director, una Busan che ci metti sopra la parte network dell'ISX, non trovo niente di differente rispetto a quello che ha OpenStack. Mm-hmm. Magari, cioè, è utile se sotto ci metti diverse tecnologie, allora ti fai un punto di concentramento, sì, e utilizzi qualsiasi. Però allo stato attuale ti dico che abbiamo solo sicuramente ti svincoli dall'HCL di VMware. Esatto, cioè quindi qualsiasi pezzo di prepito. Esatto, anche ad esempio, sì. C'è una delle tante. Anche l'utente che c'è un'astrazione rispetto a qualsiasi tecnologia, lui guarda le reti, no? Non guarda né Neutron né Cisco né niente. Sì. Considera che tu probabilmente non hai visto nessuna differenza perché non avevi nemmeno un'applicazione scritta per. E il problema è che non ne abbiamo. Cioè, ad oggi è normale, ad oggi ci sta. Perché quindi, comunque se ce l'avessi non le sfrutteresti. Cioè quello che tu mi hai parlato di i tenant, cioè quelle sono le VUAP del Google Cloud Director, niente di più. Sì. Cioè tutto quello che io faccio questo, già lo faccio. Mm-hmm. Cioè, e abbiamo provato. Però la tua app non potrebbe scalare, cioè ad oggi? La differenza, una delle differenze è che è difficile mostrarvi in questo momento, per questo vi dicevo fate un atto di fede, e la cosa che è difficile da mostrarvi è che se la tua app ad oggi fosse scritta per, sarebbe lei a lanciare le istanze, a associare l'IP, a scalare. Ad esempio per il nostro adesso caso specifico, lo fa un cloud, cioè tutta la, cioè la suite un cloud che c'ha l'operation manager che ti fa da l'hai chiamata tu la parte che fornisce l'elasticità, esatto, diciamo, che la gestisce lui, sì. Quindi ovviamente lì pago le licenze di tutte le no, lasciamo perdere per un attimo i soldi, dai, che alla fine per una grossa azienda potrebbe essere un problema relativo, quindi ragioniamo sulla tecnologia, magari che ci sono i soldi anche, perché cioè allo stato attuale, per come la vedo io, per come la utilizzo io nel mio piccolo, cioè io ti dico, io sono quella che delivera le macchine, fa le infrastrutture e poi rilascia a gestione, però la faccio io, quindi ci sbatto la testa in tutti i giorni. Al netto dei soldi non vedo grandi vantaggi in questo momento, anche perché ti ripeto, ad applicazioni non siamo così avanti, cioè non ce lo sviluppo proprio. E il lato dice, vabbè, rilasci il delivery, diciamo, allo sviluppo, ci abbiamo provato, cioè, per carità di Dio, cioè ci abbiamo rimesso più le mani che altro. Perché però se uno sviluppo avesse un'interfaccia chiusa, no? Su cui no, ce l'hanno, Google Cloud Director fa la stessa identica cosa di tenant, quindi loro, tu gli dai una porzione, con lo storage, e loro se lo fanno. Beh, però là è mancato quello che era uno dei presupposti, secondo me. Sì, io ci inserire dall'altra parte, cioè non puoi pensare che prendi un oggetto completamente nuovo, dici ti è e tu già. Infatti l'adeguamento delle competenze interne e dei processi è una delle sono le due cause principali di fallimento di alcuni progetti famosi su OpenStack. Sono stati, cioè chi non era pronto a farlo, chi non ha seguito tutti i passi necessari, si è sfasciato malissimo e alla fine hanno dovuto fare rollback. D'altronde, come se tu dicessi, io ho la patente, benissimo, vado in pista ti sfascia la prima curva. Perché? Perché non hai fatto il percorso giusto per arrivare a poterlo fare. C'è un'altra curiosità, in questo ambiente di test, perché lo storage di
dischi locali. Qua, qua sì, sono volumi locali. Una cosa caratteristica dell'ambiente di test è che adesso tutti i ruoli sono collassati su ogni singolo server. Questo per semplicità, perché non avevamo tanto ferro a disposizione. Però la, diciamo, attendere sarebbero diversi e gli storage potevamo mettere diverse cose. Qua col fatto che abbiamo macchine diverse avremmo potuto pensare di mettere cluster. Quindi anziché usare l'LVM potevamo mettere cluster e ognuno c'ha il suo bravo brick con i dati ridondati, per esempio. Vorresti rilasciare il manager e evitare i problemi, per esempio, incompetenza dall'altra parte, sì, anche di guida. Cioè non sempre c'è lo sviluppatore che capisce che cos'è una subnet, no? Ho la possibilità di condividere e predisporre l'ambiente per poi lasciare il project un po' più strutturato? Potresti, sì, però, ma hai diverse possibilità, no? Puoi creare, che ne so, dare la, un tenant che con un utente amministratore, che quindi crea le subnet. Poi all'interno di quel tenant ci sono più utenti e magari uno lancia solo le stanze. Quindi l'admin creerebbe la struttura, tutti i layer di rete, tutti, sì, i vari quindi tutti i vari parte di storage eccetera, sì, e poi rilascerebbe l'ambiente predisposto per solo per fare, sì, lanciare le stanze, no? Sì, perché noi abbiamo visto due ruoli proprio elementari, l'amministratore e il tenant amministratore. Però ci sono tanti ruoli intermedi che permettono poi di lanciare stanze. Ma, volendo puoi fare ancora, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Hai il tuo team di sviluppo che è dedicato a un certo progetto. Questo progetto ha le sue caratteristiche, front-end, back-end, database, bilanciamento, ha una serie di caratteristiche. Tu gli crei, al prima, siccome questi qua magari se lo creano, si fasciano 100 volte, gli crei il template che ha quelle caratteristiche. Di solito quando vi fanno la richiesta, cosa vi dicono? Mi servono tot macchine, a parte le richieste scrause che non si capisce niente. Database, esatto. Ho fatto un chilo e mezzo, che faccio? Lascio. Fammi un bello alto. Ad esempio, uno, sì, sì, dei problemi è che le macchine, al di là della CPU e della RAM, sì, la parte storage, e finché è un IP me lo customizza o per stacco o la parte customize di la parte storage comunque è una customizzazione che va fatta all'interno del sistema operativo. No, no, perché? La parte di posizionamento. No, non necessariamente. Gli crei n volumi da 100 giga block storage e gli associ automaticamente alla macchina. La macchina vedrà slash dev slash vd1, poi su vda, vdb e così via. Lo devi partizionare, lo devi, che ne so, montare una volta l'hai fatto. Su ogni macchina, perché ogni macchina magari è diversa. Attenzione, tu stai ragionando in ottica server centrica. Le macchine sono tutte stupide, uguali, stateless. Tutte uguali per categoria, attenzione. Tutti front end in un certo modo, tutti back end in un modo. Lo vedi? Presa in castagna. Ah, è vero, perché il problema è che non si ragiona così da cioè, ci vuole tempo, te l'ho detto, è per quello che ci vuole tempo, Pamela. Devi cambiare, cambia paradigma. Prima quanto ti ammazzavi a decidere che dischi, che marca dovevi mettere su un server fisico? Prima. Io mi ricordo che prima, no? Tu lavori sullo storage, non va, sei squalificato in partenza. No, ora aspetto loro che mi dicono sanno. Ma prima veramente, io mi ricordo quando ordinavamo i server fisici, voglio questo Xeon, questa versione, ma quando, ma adesso tu sapresti dire i modelli di Xeon che ci sono sul commercio? Io ragazzo 62-80, però io ti dico, che ci fa quello che te fare. Aspetta, sono d'accordo. Io ho finito. Però io ti dico, lato tenant, cioè lato scimmia, ok? Lato sviluppo. Io ti dico, ti do un gold storage e un silver storage, SAD e SAS. Ti prenderà appunto il gold, sicuramente. Sì, perché io ti posso bloccare, ti posso dare ACL, vediamo, per determinate macchine della produzione, quelle che si chiamano X, ti do solo il gold. Sul silver ti do sviluppo, test... Ma alla fine poi dici tutto a templatizzare quello che tu vuoi fare. Devi automatizzare, devi automatizzare. La scimmia non ti dirà più, non dovrà più andare a crearsi load balancer. Preme il tasto e l'ambiente è pronto. Cioè fai due web server, se tu devi metti load balancer davanti, lui manco deve sapere. Deve cascare dal cielo, deve cascare dal cielo. La difficoltà non sta una volta che sarai a regime, starà nell'arrivarci a regime. Ti
tipo la parte middleware, questa roba, cioè col fatto che ha del dato, cioè mi aspetto che dà un servizio per, che ne so, la configurazione, la personalizzazione di un JBoss. Posso aggiungere? Mi aspetto. Stiamo parlando di un'infrastructure service. Sì, sopra ci puoi mettere OpenShift. Sopra ci metti OpenShift. Pass. Per la gestione della... del pass, del platform as a service. Ti dico di più, anche Trov, per esempio, ragiona con un rapporto 1 a 1, Trov è database as a service, ragiona 1 a 1 tra VM e istanza di database. Ma se io per qualche motivo volessi avere sulla stessa macchina di sviluppo più istanze con una, uno con la 5.5 e uno con la 5.6, o uno con la 5.7 e beta, oppure voglio avere diverse versioni del Java Enterprise, on top io ci metto Docker. Quindi dentro la macchina virtuale creo n istanze di Docker. Virtuale nel virtuale. Creo il container dentro il virtuale. Guarda, sai le cose che puoi fare? Se ci metti sopra poi OpenShift appunto. Le cose che puoi fare. Allora inizierai a avere problemi di fantasia. Perché in realtà c'è anche le matrici che ci sono sul sito di OpenStack. Ti fa vedere che tu puoi mettere, allineare i pianeti in tutte le maniere che vuoi. Poi tu le guardi e dici. Io l'altra volta veramente volevo mettervi una tabella di quelle. Quello guardato ha detto, uno, chi se ne frega. Nel senso, non è più importante. Perché per me l'importante è che funzioni, ma veramente mi serve sapere cosa ho scelto sotto. Scelgo quello che mi viene più comodo, che conosco meglio, o che è più adatto all'esigenza. Due. Esatto, non voglio comprare più. Cioè, perché devo farlo? Cioè, non ha più senso farlo. La domanda... Dimmi. Un po' scomoda, nel senso, sappiamo se il roadmap c'è, cioè l'integrazione di Oracle database allora mi pare che lato Trove mi è sembrato di sentirne parlare. Allora, lato Trove c'è una lista, per esempio c'è anche DB2 in lista. Perfetto. Cioè ci sono una quantità di oggetti in 2B, però con gradi di maturazione diverse. Per esempio, inizialmente era solo MySQL con la versione 1. E poi hanno messo con Kilo MySQL in replica con Binlog e GTID. Poi c'è il discorso CacheDB e MongoDB. Poi ci sarà DB2. Poi ci saranno, mi pare che per core supportato, perché sempre queste cose fa sempre un po' di costruzione. Allora, considera che fatto per VMware, ma ha fatto allora, considera che all'ultimo MySQL Tech Tour, al quale abbiamo partecipato come sponsor, avevamo anche uno speech. Uno degli speech era proprio il DB as a service via Trove. Perché Oracle, oltre a essere un gold member, comunque sia sta supportando tantissimo anche con la propria distribuzione il discorso di DB as a service. Attendere ci sarà anche Oracle. Considera che Oracle DB, ovviamente. Considerate che i tempi non sono ancora del tutto maturi. Perché? Perché anche il DB as a service è pensato non come DB centralizzato, ma è come DB che rilascio l'applicazione e rilascio anche la database. Non è pensato, di solito chi usa Oracle DB non lo usa per micro applicazioni, ha il suo mega DB in cui ci butta dentro un sacco di roba. Sì, diciamo che adesso non c'è ancora sovrapposizione tra i due obiettivi, perché uno pensa in un modo e uno nell'altro. Magari attendere si espanderanno e ci sarà una leggera sovrapposizione tra le cose. Per ora utilizzano MySQL. Giusto per capire, c'è sempre questa convinzione che Oracle DB sia per le robe serie e MySQL per le robe... No. Cioè Facebook gira su MySQL Cluster, e c'hanno 5-9 di disponibilità, quindi insomma... Ho litigato tra virgolette l'altro giorno con i miei colleghi greche, perché loro sono sostenitori dei pezzi di ferro, io invece di andare verso la parte software. Quando poi ci ho detto, scusa, secondo te YouPorn la farà qualche pagina? Qualche luna sì. No, perché voglio dire, ti parlavo di volumi. Parliamo di cose che conosciamo, sì. Di cose che conosciamo. La farà qualche pagina? Qualcuna sì. Sai che load balancer usano a proxy software su una distribuzione Linux installato a pittichetti, a proxy e configurato a manella? Ma ripeto, eBay e PayPal, 12.000 macchine su OpenStack, cioè F5 da 8 Mac unit con 12 CPU, 6.000 ASIC, perché poi la potrei sono solo le ASIC, il resto è un po', ma non c'è l'ASIC, è hardware commodity, quindi non va bene. E poi dopo dici, oh vabbè, però voglio dire, a Twitter penso che sono proprio stupidi come front-end, diciamo, no, ASIC, e quindi... Guarda, ormai le due parole... Di
background, cioè tu hai lavorato sempre con i pezzi di ferro, perché sui pezzi di ferro. Abbiamo abbandonato anche l'idea del Nexus 1000. Sì, addirittura il Nexus avete già superato. Considera che il Nexus è stato il primo in ottica di Software Defined Network, perché adesso poi i due cavalli di battaglia dei vendor sono Software Defined Network e Software Defined Storage. La battaglia si gioca su questa, eh? La battaglia si gioca tutta qui. La gente ha capito finalmente che l'infrastruttura sottostante, per quanto ha la sua dignità, per quanto sia fondamentale, è una commodity. Cioè, non possiamo più ragionare come il canone che paghiamo per fare le telefonate. Cioè, quelle erano commodity, non siamo più a inizio secolo, l'abbiamo superato. Le telefonate le possiamo fare ubi e torbi. Ok, iniziamo a ragionare su quello che ci va un top. Sì, ma anche in quei termini di scalabilità, cioè oggi con la dinamicità che c'è, devi pensare alla più scalabilità orizzontale che verticale. Cioè. Io non so voi, ma una volta mi sono trovato, non vi dico dove, ma con un progetto in ritardo di un anno, perché erano finite le porte nel data center, le porte nei matrix di sala, e purtroppo l'approvvigionamento richiedeva mesi. Le porte, cioè dico, di che stiamo parlando? Questi qua abbiamo rilasciato una finta infrastruttura in 3 secondi, supporto virtuale, ma perché devo pagare una porta fisica e cablarmi il data center? Cioè, facciamo che sì, ci siano le porte fisiche e i cavi per le cose del backbone, per le cose importanti. Ma le baggianate, la parte software, è software. Superiamo, cioè cerchiamo di astrarci, no? Se no... Proprio ribaltato il modo di... Sì, per esempio, sì, per farti l'altra sera abbiamo preso un palo, come si dice, su un ambiente di performance, che stava utilizzando un bilanciatore del Citrix X-Scale X virtuale. Abbiamo preso il palo perché abbiamo raggiunto il limite dell'SSL offloading, facciamo dopo più traffico, quello c'aveva un limite fisico e alla fine il test è fallito. Mm-hmm. Però la risposta qual è stata? Che io ho detto, vabbè, dividiamo il traffico, facciamo due VPX, prendiamo da uno e da un altro e ho risolto. La risposta di te scalano orizzontalmente. No, questo non va bene, dobbiamo dire il pezzo di ferro perché mi fa il doppio del numero di connessioni di SSL offloading. Questo è proprio di come tu avevi. No, è meglio uno, è meglio l'altro. Riuscire a fare due, andiamo alla stessa. È così. Vabbè, dopo che abbiamo il palo sul BN, sul performance di software. Io sempre perché lo sviluppo non ti dà spesso, tu dici quante connessioni fai più? Ah, boh, non lo so, e quindi tu fai sizing, esatto. A occhio, lasciami dire. Sì, sì, naso, come... Aspetta, su quest'altro ambiente, che faccio? Lascio. Questo dovrebbe essere un po' più grande, fai 150-20% di... C'è una bella figura così, grazie. Purtroppo è così. Cioè, la realtà non è che... Posso farti una domanda tecnica? Speriamo, magari risponde sulla squadra, se non sono capace io. Ci trovo. Ti dico... Allora, ti dico l'attuale, voglio capire se è possibile farlo già con OpenStack. Allora ti dico, in fase delivery, io ormai faccio tutto da command line tramite scripting, cioè mi sono, dopo essere stata una Unix script, diventa la PowerShell scripting. Quindi mi faccio proprio tutta praticamente gli script di delivery, di configurazione, bla bla bla. L'equivalente dell'unattended. L'equivalente del file di unattended, dell'installazione unattended. Sì, esatto, cioè proprio lancio, vai. Riesco anche ovviamente a fare tutta la configurazione interna della macchina del guest OS, chiamiamolo così. In ambiente Windows, PowerShell, no? Anche Linux. Linux, ok. Faccio in entrambi, sia Windows che Linux. Quindi no, guest OS interni. Col kickstart o con... No, lo faccio con la PowerEQ, con le API di OneMoware. Ah, ok. Ok. Questa cosa, uno dei pochi colli di bottiglia che ho al di là dello storage, perché o faccio l'inclone o faccio la lingua batte dove il dente vuole, eh. O faccio dei cloni pure, quindi al di là di quello è i tempi di risposta, nel senso, cioè per lanciare uno script, singola macchina al netto del clone, quindi tutta la configurazione ci mette, 2 minuti. Macchina completa, anche da parte dentro. Con OpenStack e queste fantastiche API posso fare la stessa cosa, cioè riesco a contattare l'interno sia di sistemi Windows che Linux che qualsiasi sistema guest OS e lanciarli di script. Domani. Eh sì, ci sono due modalità, quella di prima col Cloud Init, cioè in fase di boot,
si personalizza quello che si vuole. Oppure in fase di template, cioè mi faccio una macchina neanche automatizzata, la faccio a mano, giusto tutto quello che mi serve, mi faccio un template, sì, me lo confeziono e poi utilizzerò quel template come base per fare altre cose, costruire altri template sopra, tanti altri template. Quindi base, che ne so, oppure mi installo i servizi web server, mi installo e ho tanti template già pronti. Oppure c'è proprio il top, è proprio usare questo IT, che è l'ambiente di infrastruttura, che mi permette proprio di essere ancora più, di creare delle, cioè il kickstart non è sul sistema, ma su tutta l'infrastruttura. Cioè con un template mi creo il load balancer, il server, lo storage, quindi mi creo. Singola... Tu stai pensando sempre in ottica server centrica e torniamo a bomba. Mi dico, no, perché lo faccio pure più alto livello, vedi creare un port group, vedi creare un data store, già lo faccio lato splitting, però sono due livelli diversi, uno a livello pure infrastruttura e uno al lato delivery del guest OS. Quindi tu vuoi sapere se il PowerShell lo puoi integrare direttamente con PowerShell o equivalente? Guarda, entrambi i casi, insomma. PowerShell in particolare non so se poi se c'è una sintassi. Però penso che dipenda dall'OS guest. Considera che di base, in base alla distribuzione, puoi far girare certi guest o meno. Che ne so, OpenStack nativamente nasce per far girare macchine tipo Linux. Okay. La versione Red Hat supporta anche Windows Server 2012. La versione Oracle supporta soltanto Oracle Linux e Solaris in base alla versione che usi. E così via. Rackspace supporta Windows, Linux e Solaris. Quindi in base a quello puoi far girare delle macchine. Poi se lo strato sottostante te lo supporta, io penso che non ci siano problemi. Però penso perché non l'ho mai provato, quindi non ti giurerei. Più che altro per capire le API, come posso utilizzarle in questo modo. Quella è una di quelle cose che verificherei in un progetto pilota, ad esempio. Cioè un massacro fino all'ultimo. No, ma è giusto. Cioè, uno ha un milione di domande che riguardano quello che ho e che voglio replicare dall'altra parte, quello che so fare oggi, cosa posso portarmi. Questa è una delle verifiche che farei.